Oh. Ehi là! Scimmia saggia ma un po' sballata! Quella che conta. Oh, io ti credevo un tipo da urlo. Va bene, mangiami avanti e ti prego, fai in fretta. Ho una soglia del dolore bassissima. Ehi, rilassati, piccoletto. Non ho intenzione di mangiarti. Cosa? Sul serio? E allora perché mi stavi pedinando? Beh, ti ho visto là in mezzo e ho pensato che uno scricciolo come te non avrebbe dovuto starsene tutto solo. Ehi, e tu allora? Anche tu sei solo. Perché tu sei qui da solo, vero? Sì, gli altri animali per lo più si tengono a debita distanza da me. Ah, davvero? Anche quelli che hanno fame? Sì, se ne stanno alla larga quasi tutti. Non appena mi vedono arrivare, si nascondono da qualche parte e schizzano via come schegge. Ma non mi dire, non mi dire. Deve essere la vista di queste due zanne acuminate, che gli fa crepare il cuore di paura. Veramente, ecco, dicono che gli rovino l'appetito. Oh, allora devi avere un qualche potere speciale. Potere speciale? Ah, beh, ecco, è piuttosto potente, questo è vero. Perfetto, sei assunto. Grandioso! Oh, per fare cosa? Per portarmi al paradiso dei senza pensieri, vicino a quella grossa roccia appuntita. Tu vuoi che io venga con te? Per caso vedi qualche altro adorabile facocero qui vicino che possiede inoltre due zanne aguzze e la capacità di scacciare i predatori? No! Tu e io, credi, la vediamo allo stesso modo. Vuoi dire che siamo amici? Oh, piano, frena, bello. Direi più che altro dei conoscenti, ecco. Oh. Beh, è un inizio. Qua la zappa, conoscente. Io sono Timon. Bumba! No, sul serio. Molto bene, allora mettiamoci in cammino. Ricevuto, mio conoscente. Senti, spiegami solo una cosa. Se tu non volevi mangiarmi, mi dici che razza di strano suino selvatico sei? Sono un insettivoro. Oh, oh! Un mangialarve! Io pure. Neanche sapevo che c'era un nome per questo. Io personalmente ho un debole per gli esserini che strisciano. Tu, prosciuttone? Io preferisco quelli con le ali. Bumba, questo potrebbe essere l'inizio di una grande conoscenza.